Buon pomeriggio e ben trovati in questa prima edizione del TG6. Si cerca di scongiurare la chiusura del traforo del Gran Sasso e sembra vicina una bozza di intesa, ma per i sindaci di Teramo e L'Aquila è inaccettabile che si usino le aree interne come scudo umano in una battaglia tra Ministero e Strada dei Parchi. Vediamo il servizio di Daniela Rosone. Al di là dell'obiettivo che siamo convinti di raggiungere, di scongiurare la chiusura del traforo, il nostro territorio non può più essere sottoposto a ricatti continui da parte di chi comunque gestisce un'infrastruttura importante, ma anche da parte di tutti i soggetti che sono responsabili di una vicenda che finalmente deve trovare la sua fine, la sua conclusione, che non è ovviamente limitata soltanto alla chiusura del traforo, ma alla messa in sicurezza definitiva del sistema Gran Sasso. Chiederemo di cogliere l'opportunità delle modifiche al decreto sblocca cantieri per creare i presupposti affinché ci sia, oltre ad un commissario, vediamo se è utile o meno, soprattutto le risorse necessarie per mettere in sicurezza l'acquifero, è una procedura, un percorso che rispetti definitivamente, che chiuda definitivamente una vicenda che anche e soprattutto per responsabilità della politica, di una politica assente, ancora oggi è aperta. È il governo che deve mettere in sicurezza però l'intero sistema Gran Sasso? Beh, lo scrive il Ministero delle Infrastrutture, non lo dico io, e quindi è il governo che deve individuare lo strumento più utile, commissario o non commissario, deve decidere il governo individuando risorse, poteri e personale a disposizione, altrimenti sarebbe inutile nominare un commissario soltanto magari per andare incontro alle richieste di Strada dei Parchi, che ha chiesto di essere manlevata da questa responsabilità. E a proposito dell'acquifero del Gran Sasso e della paventata chiusura del traforo sulla 24, Augusto De Sanctis del Forum Abruzzese dell'Acqua parla di una provocazione inaccettabile del concessionario autostradale Strada dei Parchi e invita a fare presto per la messa in sicurezza di autostrada e laboratori di fisica nucleare. Vediamo. Augusto De Sanctis, la vostra posizione sul Gran Sasso è sempre stata chiara. Ecco, adesso in merito a questa paventata chiusura pare si stia arrivando ad una soluzione, per voi il problema comunque rimane. Sì, è stata una provocazione inaccettabile da parte del gestore Strada dei Parchi, infondata, e noi crediamo che non si possa andare avanti così e non bisogna cedere a sostanzialmente posizioni del concessionario che partono da una posizione di forza perché hanno in concessione un bene pubblico, lo voglio ricordare. Il problema del Gran Sasso è complesso, servono molte risorse, quindi il governo deve fare la sua parte, circa 200 milioni di euro. Noi riteniamo che però bisogna partire dalle priorità. E la priorità è togliere le sostanze chimiche pericolose dai laboratori in due esperimenti su 20, 2300 tonnellate di sostanze chimiche pericolose che in maniera unanime sono riconosciute come il principale pericolo. In caso di incidente l'acquifero di Pescara, cioè di L'Aquila, Teramo e di parte della provincia di Pescara verrebbe contaminato per decenni e questo non lo possiamo accettare. Quindi la prima cosa è togliere le sostanze chimiche pericolose, praticamente a costo quasi zero, quindi è incredibile che non si riesca a fare una cosa semplice prevista dalla legge, perché quelle sostanze sono state stoccate in maniera irregolare e poi dobbiamo fare i lavori ulteriori per 200 milioni di euro perché comunque bisogna impermeabilizzare tutto. La Regione Abruzzo deve approvare la carta delle aree di salvaguardia delle acque potabili, anche in questo caso omissione dal 2006. Ecco, queste sono cose a costo zero, lo studio già c'è, basta portarlo in giunta e approvarlo. Ecco, non capiamo perché invece si continua a fare questi strappi che creano allarme e non risolvono la situazione. Cambiamo ora argomento, chiusura delle aree golenali del fiume Pescara nel capoluogo adriatico a fronte dell'allerta emanata dal centro funzionale d'Abruzzo della Protezione Civile che segnala il superamento della soglia di allarme ed una graduale crescita del corso d'acqua. L'ufficio di Protezione Civile del Comune sta predisponendo l'ordinanza di chiusura delle golene. Il centro funzionale raccomanda di mettere in atto le azioni previste dal piano comunale di emergenza, in particolare di attuare servizi di monitoraggio su aree esposte a rischio di allagamento.
attenti e prestare particolare attenzione ai sottopassaggi pedonali e veicolari. Sull'Abruzzo per oggi avviso di criticità con previsione di allerta arancione per rischio idraulico diffuso sulla costa e nella zona dell'Alto Sangro, in particolare per le province di Teramo, Pescara e Chieti. Nel Vastese è sondato il fiume Trigno sulla statale 650 al chilometro 51 con acqua e fango che si sono riversati sulla sede stradale. Al momento si procede a rilento. Proseguiamo con il nostro notiziario. È stata la cordata abruzzese della Pinguino and Company ad avere l'aggiudicazione della gestione temporanea delle piscine Lenaiadi, che potrebbero riaprire i primi di giugno. La CGL auspica garanzie per i lavoratori. Il servizio di Paolo Renzetti. Segretario, qual è la situazione di questi lavoratori che si aspettano ora di essere i primi a poter essere chiamati dalla nuova società? La situazione è quella che era già in essere da qualche settimana, ossia lavoratori, circa 35 dipendenti diretti della Progetto Sport e un'altra quarantina circa, gli istruttori che sono impegnati, che erano impegnati con le varie attività sportive all'interno della struttura. Questi lavoratori, che peraltro sono senza stipendi ormai da più di 3 mesi e da gennaio che non percepiscono chi lo stipendio, chi i compensi previsti dalle clausole contrattuali che loro hanno, e ora sono legati appunto a questa aggiudicazione di cui abbiamo preso nota in questi giorni, per cui, come da impegni assunti anche dalla Regione Abruzzo, che noi abbiamo sollecitato a far sì che vengano messe in campo tutte le iniziative utili e necessarie affinché quell'occupazione venga preservata e quindi venga assorbita dal nuovo gestore, che abbiamo appreso dalla stampa dovrebbe entrare nei primi di luglio o forse anche prima, se si riesce a concludere alcuni interventi strutturali necessari alla riapertura dell'impianto. Quei lavoratori, ovviamente, per gli impegni assunti anche dalla Regione, rivendicano un posto di lavoro, perché riteniamo che ci siano le condizioni, anche perché le clausole sociali prevedono questo tipo di impostazione, affinché quei lavoratori possano essere riassorbiti non solo per le clausole sociali in essere, che poi peraltro non sono previsti dal bando, ma c'è un impegno della Regione affinché sia comunque applicata quel tipo di tutela, ma anche perché quei lavoratori sono di fatto degli esperti in quel tipo di settore, per cui non è prevedibile pensare a nuove figure per affrontare una gestione di quella struttura a cui quei lavoratori hanno dedicato anni ed esperienza. Sarà giudicato con il rito abbreviato Roberto Mucciante, reo confesso dell'omicidio del vicino di casa Salvatore Russo. L'udienza è stata fissata al 1° di ottobre. Il servizio di Alfredo Primante. Roberto Mucciante ha chiesto ed ottenuto il rito abbreviato per l'omicidio del vicino di casa Salvatore Russo, muratore di 58 anni. Morto il 25 di aprile 2018 con 38 coltellate inferte proprio dal 51enne arrestato in flagranza di reato. La richiesta è stata formalizzata dalla difesa questa mattina nel corso dell'udienza preliminare davanti al GUP Elio Bongrazio. La discussione si terrà il 1° di ottobre. La moglie della vittima, Vittoria Ventrella, e i 4 figli si sono costituiti parte civile. Il PM titolare del procedimento, Luca Sciarretta, contesta a Mucciante le aggravanti della crudeltà e dei futili motivi. Il delitto è avvenuto nel garage del palazzo dove vivevano Mucciante e Russo, rispettivamente al 1° e al 2° piano, all'angolo tra via del Circuito e via Pian delle Mele, quasi al confine con Villa Raspa. Mucciante uccise il vicino di casa perché disturbato dai rumori, a suo dire, provenienti dall'appartamento della vittima. La famiglia di Russo è rappresentata dagli avvocati Andrea Cocchini e Alessandro Dioguardi. L'imputato, Roberto Mucciante, è invece difeso dagli avvocati Gianluigi Amoroso e Clara Disipio. A circa un mese dal closing con cui i cinesi rileveranno la Elf Foundry di Avezzano, lavoratori al voto per il rinnovo dell'RSU, che avranno il compito di seguire il delicato passaggio societario. Vediamo.
urne aperte per i dipendenti della L Foundry. Nel corso della prossima settimana i lavoratori saranno chiamati a rinnovare i 15 membri della RSU, la rappresentanza sindacale unitaria, in vista del nuovo mandato dalla durata di 3 anni. Saranno FIM, FIOM, UIL e CISAL le organizzazioni sindacali in lizza per la nuova RSU a circa un mese dal closing, l'atto finale con il quale il colosso cinese della Jiangsu Technology acquisirà il 100% delle quote aziendali. La nuova rappresentanza sindacale avrà il compito di affrontare la delicata fase di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale che seguirà le operazioni di closing previste per il prossimo 28 giugno. Sulla data e sulle modalità di chiamata alle elezioni si pronuncerà la commissione elettorale nei prossimi giorni. Un altro passo delicato per L Foundry, dopo che la cessione al gruppo cinese ha lasciato più di un timore ai lavoratori stessi, preoccupati dall'assenza di un piano industriale e di strategie future definite. Nel frattempo, nello stabilimento marsicano è in corso l'implementazione del progetto MES riguardante l'introduzione del nuovo sistema operativo che garantirà all'azienda maggiore indipendenza nei processi gestionali. Questo e altre tematiche aziendali saranno al centro delle proposte avanzate dalle varie sigle sindacali che concorreranno alla formazione della nuova RSU. La crisi idrica nel Vastese è stata al centro dell'incontro con la stampa organizzata a Lanciano dalla SASI, società acquedottistica del Chietino. Annunciati investimenti per 26 milioni di euro, la conferenza stampa è stata anche l'occasione per presentare i nuovi ingressi nella dirigenza. Vediamo. Crisi idrica Vasto e San Salvo, investimenti per 26 milioni di euro su alcuni degli 87 comuni gestiti in provincia di Chieti per la realizzazione di nuovi impianti di depurazione e reti fognarie. Sono stati i principali argomenti trattati da Gianfranco Basterebbe, riconfermato presidente della SASI di Lanciano, che ha ufficialmente presentato anche i nuovi membri del consiglio di amministrazione, Maira Roberti e Corrado Varrati. Presente anche il direttore generale, Giorgio Marone. Sull'annosa crisi idrica nel Vastese è stato detto c'è un progetto preliminare per realizzare la quadruplicazione dell'adduzione proveniente dalle sorgenti del Verde a Fara San Martino verso Scerni e Monte Odorisio. Nel Vastese le perdite delle reti hanno ormai superato il 50%. Sulla depurazione fogna sono tutti lavori inerenti neodepuratori o ammodernamento e messa in sicurezza degli attuali depuratori e collegamenti delle reti fognanti ai nuovi depuratori. E c'è tanto da fare. In più c'è un progetto specifico sulla definizione, ristrutturazione e messa in sicurezza anche gestionale delle fosse IMOF, una novantina di fosse IMOF che purtroppo sono poche quelle su cui si interverrà, ma ne sono tante purtroppo nell'intero territorio che è molto antropizzato di tutta la provincia di Chieti. Verrà approvato domenica 19 maggio il bilancio della Banca di Credito Cooperativo di Cappelle sul Tavo. Numeri positivi per l'Istituto Abruzzese anche alla luce dei cambiamenti che hanno riguardato il settore nell'ultimo anno. Il servizio. Arriviamo a questo primo risultato, appuntamento, con numeri molto positivi nonostante si stia uscendo dalla crisi, perché abbiamo avuto la forza, la perseveranza di gestire con rigore e buon senso le attività della banca, non indulgendo mai a approcci clientelari nella gestione del credito, ma cercando di individuare sempre le positività che nel tessuto imprenditoriale dei nostri territori si prospettavano come richiedenti credito. Oggi veniamo fuori appunto con un risultato economico di 1.200.000 euro di utili, che è più del doppio rispetto a quello che abbiamo conseguito mediamente negli ultimi anni di crisi, e un livello di patrimonializzazione che tende ormai al 20%. Una banca che ha comunque mantenuto una capacità di ascolto molto forte verso i territori, ma anche la capacità di selezionare le iniziative imprenditoriali e quelle dei richiedenti crediti in generale meritevoli di essere accompagnate.
di fatto non ostacolando la selezione naturale che purtroppo il periodo di crisi naturalmente comporta. E questo ci consente di dire ai nostri depositanti, ai nostri risparmiatori, che la banca è molto sana, molto solida. Un'altra novità importante è la scommessa che stiamo facendo sui prodotti green, perché stiamo cercando di sviluppare, abbiamo sviluppato dei prodotti proprio per chi ha l'esigenza di sostituire un elettrodomestico, per esempio, con un altro di classe A, risistemare l'appartamento in cui si abita attraverso l'adozione di misure energetiche idonee, comprare la bicicletta elettrica o l'auto elettrica con tassi particolarmente convenienti, perché riteniamo il rispetto dell'ambiente assolutamente una priorità. La pittrice teramana Annunziata Scipione, donna semplice e geniale, è stata considerata dalla critica l'erede italiana di Antonio Ligabue. L'associazione Big Match ha ideato un percorso espositivo dell'artista a Pescara, Milano e Teramo, un progetto culturale sostenuto dalla Fondazione Tercas, il servizio di Tania Bonici Castelli. Annunziata Scipione, la pittrice teramana scomparsa un anno fa, è stata unanimemente riconosciuta dalla critica come la migliore artista naive italiana contemporanea e da molti ritenuta la vera erede di Antonio Ligabue. L'associazione culturale Big Match ha realizzato un progetto espositivo a lei dedicato dal titolo Il fuoco della terra, che toccherà le città di Pescara, Milano e Teramo. Un percorso culturale alla riscoperta del mondo contadino, del territorio, sostenuto dalla Fondazione Tercas. Presentiamo un percorso molto ampio per Annunziata Scipione, quindi passiamo dal 600 alla contemporaneità, sempre donne, sì, sempre arte, chiaramente un'arte diversa, che però ci piace poter testimoniare. La Fondazione non può che essere vicina a tutti gli artisti del territorio in maniera particolare, che celebrano secondo delle modalità molto vicine alla propria sensibilità. Questo è il nostro gran sasso, la nostra tradizione, la nostra cultura contadina. Ma chi era veramente Annunziata Scipione? Una donna contadina, semplice e geniale, come spiega la curatrice delle mostre Silvia Pegoraro. Annunziata è una donna, prima di tutto, quindi da qui già possiamo immaginare le difficoltà che comunque hanno avuto sempre le artiste ad affermarsi. È una donna che non ha avuto una grande formazione culturale, perché è arrivata alla terza elementare, ed è una donna che ha lavorato tutta la vita nei campi. Nonostante questo ha trovato un'energia straordinaria per realizzare un lavoro che ha pochi paragoni in quanto proprio a vastità di produzione e a qualità. Perché nonostante appunto Annunziata non abbia studiato le tecniche artistiche, si esprime nella scultura e nella pittura con un'espressività straordinaria. Al progetto di far conoscere Annunziata Scipione attraverso le tre mostre di Pescara, Milano e Teramo hanno contribuito fortemente i tre figli dell'artista, i suoi eredi, Piero, Elena e Martina Di Pasquale. Ma lei ne capì subito il valore? Diciamo che all'inizio no, non capì subito il valore, perché io, a parte che stavo a Milano, gareggiavo con la SNIA a Milano e insegnavo su. Come diceva lei, poi è diventata una cosa importante senza che ce ne siamo accorti. Perché io quando tornavo, per me era mamma, non è che pensavo dipinge, scolpisce, niente, io la vedevo sempre come mamma, che è stata bravissima come mamma. No? Nel weekend a Pescara si svolgerà il corso di base per volontari di protezione civile, organizzato dall'associazione Infinity. Vediamo. In Abruzzo, così come in altre regioni, il tema della protezione civile è molto sentito anche a seguito degli eventi sismici. Il volontariato quindi costituisce un motore importante della grande macchina della protezione civile nazionale. È per questo che l'Associazione Infinity di Pescara, associazione di volontari della protezione civile dal 2013, organizza un corso di base per volontari della protezione civile, con cui si vuole mandare un messaggio a tutti i cittadini che vogliono dare un proprio contributo alla collettività. Venerdì 17 ci sarà la prima lezione per conoscere la protezione civile, la seconda sabato 18 e, affronteremo il discorso della sicurezza, l'autoprotezione, il comportamento
in emergenza, radio ricetrasmittenti e poi domenica per finire, domenica 19, con il modulo sull'antincendio. In Abruzzo il tema della protezione civile è molto sentito e il volontariato è il motore di questa grande macchina. Il volontariato rappresenta, i volontari rappresentano una forza considerevole e far parte di questa grande famiglia dà più sicurezza e forza anche al nostro bellissimo paese. Questo è un corso base, poi chiaramente è solo un inizio perché immagino che ci saranno diversi gradi, diversi step da seguire. Assolutamente. Il volontario è un cittadino informato e formato, perché la formazione è fondamentale proprio per non improvvisare e non mettere in pericolo se stessi o gli altri. Diventare volontari, lei ha detto, è un cittadino, significa anche riuscire a leggere le situazioni di tutti i giorni e a comportarsi in maniera adeguata anche al di fuori delle grandi emergenze. Esattamente, e per questo noi dall'Associazione Infinity di Pescara organizziamo spesso dei corsi di formazione, proprio perché è importante conoscere le emergenze e poter intervenire in tutta sicurezza. E apriamo ora la pagina dello sport e lo facciamo ovviamente con la Serie B, che è finita nel caos dopo le decisioni di ieri che hanno appunto scosso la classifica del campionato. Il Pescara prepara l'esordio nei play-off che avverrà mercoledì 22 maggio contro la vincente di Verona Perugia. Per Pillon 8 giorni di tempo per recuperare gli acciaccati e presentare una squadra pronta a dare l'assalto alla Serie B. Intanto il tecnico biancazzurro dovrà rinunciare nei playoff anche a Bettella, convocato per i mondiali under 20, al pari di Capone e dell'uruguaiano Erisalde. Il servizio. È stato uno degli inizi più tormentati di sempre per la Serie B e la conclusione non vuole essere da meno dopo la bufera di ieri, dalla retrocessione del Palermo all'ultimo posto alla decisione del consiglio direttivo della Lega di Serie B che, anziché far slittare le date dei playoff, come in tanti si aspettavano in caso di condanna dei rosanero, ha confermato che gli spareggi post campionato partiranno nelle date già comunicate, il 17 e 18 maggio. Come ancora più sorprendente la decisione di non far disputare il play-out, aggiungendo la retrocessione in C del Palermo a quelle già date dal campo, Carpi, Padova e Foggia, società quest'ultima beffata poiché confidava, come da nuova classifica, nello spareggio con la Salernitana. Va detto che la Lega di B già in estate aveva sfidato tutto e tutti, forzando il format a 19 squadre. Sono piovuti ricorsi e controricorsi, ma il campionato è partito ed è giunto alla fine con quelle 19 squadre, con buona pace delle ricorrenti che si sono sciroppate la Serie C, peraltro a suon di recuperi, viste le partite non giocate a inizio anno. Anche in questo caso la Lega di B tira dritto, ritenendo evidentemente solida e blindata la sentenza di primo grado e non ribaltabile in appello. Provando a isolarsi da questo caos, il Pescara da tutte queste dinamiche è la squadra che esce con più vantaggi. Passare dal quinto al quarto posto vuol dire evitare il primo turno di playoff, accedere direttamente alla semifinale, giocare il ritorno in casa e possibilità di passare il turno anche facendo lo stesso numero di gol dell'avversario nell'ambito del doppio confronto. Il Benevento, ad esempio, passa dal quarto al terzo posto, ma era già qualificato direttamente alla semifinale. Ci ha guadagnato anche il Perugia, da prima esclusa a ripescata nei playoff e potenziale avversaria del Delfino, che attende la vincente del match di sabato sera al Bentegodi tra Verona e Perugia. E mercoledì 22 gennaio il Pescara giocherà in trasferta la semifinale d'andata. Dunque Baby Pillon ha ancora 8 giorni a disposizione per preparare la squadra, tempo che servirà ad avere un gruppo pronto, più fresco e riposato. Ieri ad esempio, alla ripresa degli allenamenti, hanno svolto lavoro differenziato in 4. Del Grosso alle prese col problema alla caviglia, per il quale ha saltato il match con la Salernitana, Memusciai, Bruno affaticato e Fiorillo che lamenta una lombalgia, periodo che servirà anche a Marras e al Bomber Mancuso, che hanno evidenziato segnali di stanchezza nell'ultimo periodo. La notizia meno positiva è che, oltre Capone, anche Davide Bettella è stato convocato dal CT Paolo Nicolato per i mondiali under 20. I due azzurrini ed Erisalde non saranno dunque a disposizione per i playoff.
Ed ora ascoltiamo il presidente federale Gabriele Gravina, che ieri ha ricordato come gli adempimenti per le società calcistiche da quest'estate non avranno più deroghe. Il 24 giugno chi è nei parametri parteciperà al campionato, altrimenti sarà escluso. Il 12 luglio la definizione degli organici dei tornei. Vediamo. Non abbiamo nessuna voglia di derogare al principio dell'onestà e del rispetto dei valori. Stiamo lavorando perché chi inizia questo campionato lo deve portare fino in fondo, lo deve fare nel rispetto delle regole, lo deve fare capendo quanto sia fondamentale il rispetto e la capacità del rispetto dell'organizzazione gestionale e soprattutto grande attenzione non solo a quelli che sono le massimizzazioni del risultato sportivo e dell'equilibrio economico-finanziario, ma anche rispetto per la dignità di questo sport, che merita davvero di essere rispettato e tenuto in debita considerazione, valorizzando sempre di più i suoi valori e le altre dimensioni che a volte trascuriamo. Il calcio parlato e il calcio giocato deve avere un minimo comune denominatore. L'abbiamo detto prima, lo enfatizziamo ancora, rispetto delle regole. Questo vale per tutti, a cominciare dalla prossima scadenza, che è il 24 giugno, quindi rispetto assoluto di quelli che sono i principi fissati. Non sono ancora esaustivi, ma andremo ancora nella direzione che chi partecipa al nostro campionato deve capire che le regole sono regole che hanno una loro certezza, ci sarà un'incisività di controlli ancora maggiore, soprattutto andando a rivisitare quelle che sono proprio le strutture, l'organizzazione della nostra commissione di vigilanza, che è la Coviso. Ci sono degli adempimenti che abbiamo fissato il 18 di dicembre scorso, dell'anno scorso, del 2018. Non ci sono più possibilità di fare ricorsi con integrazione di documentazione. Il 24 giugno dentro o fuori, quindi pochissimi giorni, ricorsi. Il 12 luglio c'è l'organico definitivo. E chiudiamo con la Serie D, centrata la salvezza al play-out. L'Avezzano tira un grosso sospiro di sollievo per il DS biancoverde Mauro Traini. Quello compiuto da Colavitto e la sua squadra è stato un vero e proprio capolavoro. Ascoltiamolo. Direttore, una salvezza sofferta, lei è arrivato a dicembre con la nuova società, avete dovuto ristrutturare una rosa col contenimento del budget e l'obiettivo è stato centrato. Sicuramente sì, il budget era quello che era, ma soprattutto non tanto per il budget ma per quanti tempi ristretti e una squadra da rifondare, quindi sappiamo che la nuova proprietà abbiamo trovato delle situazioni molto difficili e ci siamo dovuti attenere un po' di queste cose. Però io vorrei dire una cosa importante, adesso si può dire, perché noi abbiamo fatto, questa è la 14ª vittoria, come le squadre che stanno facendo i playoff, quindi la salvezza l'abbiamo già raggiunta domenica. Io non parlerei di miracolo, bensì di capolavoro. Abbiamo passato dei momenti difficilissimi, questi ragazzi sono stati encomiabili sotto ogni punto di vista. Abbiamo avuto delle carenze, questo era normalissimo, però siamo riusciti sempre con la grinta, con la determinazione, con il lavoro del mister, che da quando è arrivato, io vorrei ringraziare il mister di prima, Federico Giampaolo, perché ha lavorato bene su quelli che noi avevamo. Poi c'è stato il cambio e Colavitto ha contribuito a portare a termine, io ripeto, capolavoro e non miracolo. I ragazzi sono stati clamorosi veramente fino alla fine, ci hanno dato delle grandi soddisfazioni e la cosa che ho apprezzato di più è che veramente io la vorrei dedicare, al di là della mia famiglia, alla famiglia di Alessandro. Direttore, lei insomma resterà, si incontrerà col presidente, il suo futuro è ancora qui ad Avezzano? Beh, questo poi col presidente parleremo, oggi è il momento dove la gioia prende il sopravvento su tutto, no? Quindi vediamo cosa dobbiamo fare. È stata un'annata difficilissima, tra mille situazioni negative, però la cosa bella è che siamo andati sempre avanti, anche nei momenti più difficili dove sembrava che la squadra fosse sfinita, non siamo riusciti a venire fuori. Questo ripeto grazie a un grandissimo gruppo, grazie alla società e grazie al mister e a tutti quanti. Prima di chiudere vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con la trasmissione Pro Teramo condotta da Jacopo Forcella, e vi ricordo che tutti i servizi a breve saranno a disposizione on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Grazie per averci scelto.